La strada è la casa dei senza tetto, quindi oggi abbiamo deciso di organizzare un pranzo. C'è tutto, c'è il tavolo, ci sono gli amici, c'è da bere, da mangiare. C'è anche l'albero, un po' particolare quest'anno. La felicità è questo, la felicità sono persone che condividono questi momenti. Penso che non siano abiti firmati, oggetti di lusso. A 100 metri dai negozi di lusso, a 100 metri dal quadrilatero della moda, ci sono i senza tetto. Li potete aiutare tutti i giorni. Protetto lo fa 365 giorni all'anno. E lo potete fare anche voi, basta poco. Eccoci qua, Schiscetta. Ciao, buongiorno. Qua c'è Marco che ha preparato un sacco di cosine qua per il senza tetto. Ragazzi, la lasagna, spaghetti con gamberi e pomodorini. E del vitello tonnato, ho visto. Ok, quindi un buon Natale per il senza tetto. Tanti auguroni, buon Natale a tutti. A presto. E ringraziamo te. La mamma. La cuoca e il grande ristorante, la Schiscetta, Milano. Cosa ci hai preparato oggi? Ho preparato un po' di pasti caldi per le persone più bisognose e buon Natale a tutti, ragazzi. Allora, questo è il cannolo. Questi sono l'Empire State Building di Tartar. Sì. Pane. Oggi è la vigilia di Natale, anche chiosco squadre calcio, aiuto senza tetto. Gli auguri di buon Natale. Auguri, auguri. Meravigliosa quella pasta. Il cavatetto dov'è? Ehi, allora? Facciamo gli auguri al sindaco di Milano, tanti auguri sindaco, e speriamo che il 2024 possa essere un anno più, che lei possa essere un pochino più buono, ecco, mettiamola così. Forse invece dell'albero era meglio una bella tavolata per il senza tetto, l'abbiamo fatta noi, speriamo che l'anno prossimo la facciamo insieme. Tanti auguri, buon Natale. Cosa mi vuoi raccontare? Niente, che se non fosse per svariate associazioni, cose, noi faremmo la fame, ma seriamente, non siamo un problema di nessuno. Siamo noi il nostro problema, per cui chi ci aiuta ben venga. Okay. Quindi grazie a loro, buon Natale, grazie per questo pranzo, un bacio grande a tutti. Possiamo dire che questa vigilia abbiamo avuto il piacere di poter mangiare qualcosa di buono, salutare, grazie a gente che ha grande cuore e umiltà. Ancora dopo tanto tempo e senza tetto li lasciano in balia in qualsiasi cosa, come ad esempio avere un bagno pubblico al centro, un centro come Milano, l'avere un bagno pubblico per poter fare i propri bisogni. Quindi auguroni da parte nostra e con tanto 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 affetto, anche se il bagno non c'è ancora dato. Grazie. Basta, c'è consumato troppo. Anche Milano per la Natale, mi raccomando. Natale! Protetto! Abbiamo la rete! Guarda, io ho mangiato da Dio, ho bevuto da Dio, da buona parmigiana mi sono goduta la cosa e da buona siciliana mi godo i dolci, perché mio papà era siciliano e mia mamma di Parma, e quindi le migliori cucine arrivano da lì. Poi c'è la cosa, una tartare quella, no? Sì, sì. Insomma, c'è tutto, antipasto, primo, secondo, tutto, dolce. Tutto, c'è pure l'amore, cosa vogliamo di più? Quella è la cosa più importante. E dove c'è l'amore c'è Dio. Questo non è siciliano, è sardo, va bene lo stesso? No, pesce niente. Il pesce niente? No. Vabbè, tu lo mangi il pesce però. Sì. Questi sono i cannoli del Monte Soprano. Beh, ne ho presi 5. Ok. Che poi porterò sì. Ai disabili, perché io cucino anche per i disabili, l'associazione Colbe vi saluta, io faccio il loro portavoce e vi auguriamo a tutti buon Natale. E continuiamo a ringraziare a chi ci ha donato questa roba, che oggi è veramente Natale. Oggi abbiamo mangiato, ve lo dico io che sono un cuoco da stella Michelin. È proprio Natale. Ciao e grazie a tutti. Volete un bicchiere di vino, un bicchiere di spumante? C'è? Siete organizzato? Protetto e Milano bella da Dio. Allora, un documento. Sono arrivati i caffè! Ecco qua, è arrivato anche il caffè di Cracco. Guardi, non sono riuscito a sentirlo, lasciamolo come un gesto di cortesia. No? Grande Cracco? Questo lo dobbiamo dire. Questo è il caffè di Cracco, grazie. Sì. Grazie, buon Natale. Questi documenti forse mi portano via, non lo so. Comunque buon Natale. Su questo siamo d'accordo, ci sono i miliardari che potrebbero ospitarvi a casa. E ci hanno regalato...